Alice, questa piazza ha visto tanti episodi di violenza, questo è soltanto l'ultimo, negli ultimi 2 o 3 anni, insomma, tante persone della comunità LGBT, insomma, sono state malmenate, offese. Cosa significa questo? E, diciamo, qual è anche l'allerta per la città? Ma io credo che in questa piazza basta venire a farsi una passeggiata il sabato sera per vedere com'è attraversata, abitata da tante sottoculture, da tanti gruppi diversi tra loro e molto, a volte molto diversi tra loro, e questo chiaramente genera il conflitto, genera i conflitti. Il punto è che questo spazio può essere uno spazio per tutti e per tutte, ma deve essere uno spazio sicuro, e quindi però lo spazio sicuro non lo fanno le forze dell'ordine, lo spazio sicuro lo fanno le comunità. Quindi noi oggi vogliamo, non vogliamo parlare di emergenza, perché tutto ciò che viene gestito in una dinamica emergenziale prima o poi fallisce, non funziona. Noi vogliamo gestire, abbiamo chiamato qui oggi la comunità intera, la città, per dire pensiamo assieme, mettiamoci assieme a capire che cosa vogliamo che diventi questa piazza, che cosa vogliamo che non diventi questa piazza. È però vero che questa piazza è ormai una zona franca per lo spaccio, insomma, per le sostanze psicotrope di ogni tipo, per l'alcol, insomma, ci sono state anche ci sono locali, insomma, non proprio tranquilli, la cui gestione, insomma, è controversa. Cosa potrebbe fare l'amministrazione secondo voi? Ma sicuramente l'amministrazione si deve occupare di assicurarsi che le attività che operano in questa piazza operino nella legalità e nell'ordine di ciò che è lecito. Detto questo, io faccio fatica a pensare che il problema siano le cicchetterie o sia insomma, il locale che vende da bere, perché tanto chiude questo e ce ne saranno altri 10 da altre parti della città. Il problema è sicuramente un problema di presenza molto forte di droghe pesanti, che costano pochissimo e che sono alla portata di tutte le età, soprattutto dei giovanissimi, e questo è sicuramente un fattore che aggrava e che peggiora la situazione di Piazza Mercato. C'è un'emergenza nuova, transfobia, omofobia a Foggia, oppure è soltanto questa piazza che, diciamo, è una piazza tra virgolette criminale? Non è un'emergenza nuova, è un'emergenza costante, la transfobia e l'omofobia. Non è un problema di Foggia, è un problema del nostro paese. Noi siamo una nazione omofoba e questo lo dicono tutti i dati e tutte le statistiche. Io non credo che Foggia sia una città particolarmente omofoba, non credo che Foggia sia una città particolarmente friendly. Credo che Foggia si adegui allo standard. Chiaramente ci sono delle zone, come può essere Piazza Mercato, dove si verificano maggiormente questi fenomeni, ma perché è una piazza molto attraversata dalla comunità queer, quindi è vissuta dalla comunità, è normale che statisticamente accada più spesso qui. Non credo che sia un'emergenza nuova, io credo che noi dobbiamo migliorare, dobbiamo continuare a lottare perché il nostro paese diventi un paese che ci tutela dal punto di vista giuridico, che ci tutela dal punto di vista sociale, normativo, e soprattutto che ci sia una comunità che ci tutela. Su questo possiamo dire che siamo sulla strada giusta. Ciao a tutte, ciao a tutti e ciao a tutti. Io in questo momento sono con voi in quella piazza e sono molto felice di essere foggiana. Onestamente sentivo l'intervento di Alice prima e vi dirò, la maggior parte delle persone che vivono a Foggia non vogliono vivere in una situazione di violenza. E quindi è giunta l'ora che insieme ci attiviamo in modo non violento per ripulire la città dalla violenza che ogni giorno subisce. Perché quella violenza è stata raccolta dalla piazza come una violenza collettiva e non come la violenza che ho subito io. Di questo vi ringrazio, perché mi avete lenito delle ferite profonde causate da violenze precedentemente subite nella stessa città. E io penso che la mia esperienza debba essere uno slancio, come l'esperienza di tutte le persone che denunciano, debba essere colta come uno slancio ad unirci in un obiettivo comune. E nell'interesse di ognuna e ognuno di noi,
che un posto così importante e architettonicamente bello come Piazza Mercato venga riqualificato nell'ordine di offrire alla città luoghi di aggregazione dove praticare con gioia la conoscenza dell'altro e la relazionalità. Ed è proprio questo il problema, la relazionalità. Non è divertente essere violenti, e per le persone per cui è divertente essere violenti, probabilmente dovremmo costruire percorsi di inclusività. Mi spiego meglio. Devo ringraziarvi, perché se penso a 20 anni fa, mi sembra un sogno, perché io 20 anni fa ho visto altro, ho vissuto altro ed è stata molto dura. Però stasera io sono felicissima di voi, ma sapete a chi mando proprio un caloroso saluto e un invito? Ai vostri genitori. Devono essere orgogliosi di voi e si devono dirlo. Loro figli come sono, li devono amare per quello che sono, perché i nostri figli sono un grande dono. La diversità è una ricchezza, da ognuno di noi si può imparare qualcosa. E non siamo uguali, non è vero. Poi io, da cattolica praticante, Rosa mi prende sempre in giro, io ve lo devo dire, il primo che ha parlato di unicità è stato proprio Gesù Cristo. Siamo tutti unici e irripetibili, ognuno di noi un grande dono per la società. Quindi vivete con gioia la vostra diversità e arricchite la nostra società, e soprattutto invitate i vostri genitori a venire con noi, perché i ragazzi, se vedono che noi siamo portatori di gioia, di unità, di inclusione, di affetto, perché si dovrebbero spaventare? È solo questo il messaggio che portiamo, e vi auguro buona vita. Grazie. Papà, meglio nel piccolo, perché chi fa da sé far per tre. Allora ragazzi, io inizierei col dire che io personalmente sono stanca di uscire di casa con la paura di essere denigrata, picchiata, offesa. Ogni giorno è paura. Io descriverei così le mie giornate. Per fortuna ho dei genitori che mi amano, che mi vogliono un mondo di bene, e sono stata... in maniera molto positiva dalla mia famiglia. Avrei avuto anche molto piacere se anche in mezzo alla strada, nella società, ci fosse stata questa situazione, perché diciamo che noi ragazzi il 90% della nostra vita la passiamo in mezzo alla strada, la passiamo in giro, ed è ingiusto, veramente ingiusto, di essere qui e farci le capi di pianti, stare male e continuare a fare queste cose per dire noi siamo liberi. Noi dovremmo essere persone libere a prescindere. Noi siamo qui, siamo vivi, siamo presenti, e dobbiamo essere persone fiere, colorate, sgargianti, eccessive. Siamo qua. Grazie a tutti.